Sindaco, perdonanza 727, sicuramente sotto due segni, in qualche modo il segno della rinascita, ma anche sotto il segno del Covid-19 e del Green Pass. Sì, ci sono misure restrittive come l'anno scorso, nonostante ciò non rinunciamo alla nostra festa principale, che è quella del perdono, che fra l'altro si fregia di questo riconoscimento di patrimonio immateriale dell'umanità da parte dell'UNESCO. Lo faremo con regole già rodate, che però non impediranno a questa tradizionale ricorrenza di essere affascinante come un tempo, di essere bella, attrattiva, nel rigore che richiede il periodo storico che stiamo vivendo. Ma siamo certi di trovare il punto di equilibrio, esattamente come è successo l'anno scorso, in cui la situazione era molto più complessa, molto più pesante e anche molto più pericolosa, se vogliamo, perché fortunatamente i dati attuali ci raccontano ancora di una bassissima ospedalizzazione del contagio. Ma diciamo, questo non è che ci farà perdere di vista il rispetto puntuale delle regole. Per l'edizione di quest'anno ho scelto tre figuranti molto particolari che sottintendono tre messaggi particolari. Quest'anno è dedicato un po' ai nostri giovani, visti da sotto tutti i punti di vista. Idealmente sono rappresentate le insegnanti, sono rappresentate le famiglie, sono rappresentati i piccoli che hanno subito per troppo tempo la didattica a distanza, sono rappresentati i giovani laureati che stanno recuperando la fisicità dei luoghi, ci sono quelli che si formano nell'ambito artistico, gli studenti dell'Accademia, del Conservatorio, insomma cerchiamo di abbracciare i nostri giovani a cui confidiamo poter affidare in un tempo non troppo remoto le sorti di questa città.